Roberto Bombini, allenatore di Quelli della Notte. Questa settimana il match di cartello era proprio la sfida che si giocava a Bucchianico tra Qualpi e appunto Quelli della Notte. L'incertezza alla vigilia regnava sovrana, il tabellino finale 4-0 per Quelli della Notte dimostra che questa squadra quando vuole non ha rivali. Intanto buongiorno Alessandro. Per come è andata la partita di sera, probabilmente la tua domanda è lecita. Io devo fare i complimenti a tutti perché mi ha fatto una grande partita su tutti gli aspetti, sono contento. Niente, questa squadra ormai la conosciamo da tanti anni, devo dire che comunque ha un'anima, qualcosa di importante nei momenti che contano, riesce sempre a dare il massimo. Il mister del Qualpi Soccer ha commentato dicendo che è stata una grande prestazione, chapeau per gli avversari, 4-0 lo testimonia. C'è magari però qualche rammarico per aver commesso, diciamo, gli stessi errori della passata stagione, perché alla fine, per quanto riguarda la fase di eliminazione diretta con la fase regionale, Quelli della Notte ha sempre qualcosa in più. Però magari 2 anni di fila senza lottare sino in fondo per il campionato è un grande rammarico? Guarda, io ho appena parlato con tutti quelli della squadra, con gli amici, li chiamo così, di Quelli della Notte. Noi dopo la partita del Pescara Smile ci siamo un attimo guardati, come facciamo sempre, ogni tanto facciamo qualche analisi, con tutte le buone famiglie, ci siamo detti che comunque un campionato non si vince con una partita, quindi quella partita o le partite contano ma hanno il valore di 3 punti sempre. Per il campionato, penso a questo punto il campionato l'abbiamo perso, perché penso che Pescara Smile è nella condizione di poterlo vincere o di poterlo solo perdere, quindi sicuramente così. Noi l'abbiamo perso nei mesi di novembre e dicembre, quando siamo andati a giocare in 11, siamo ricaduti un po' in questa approssimazione che un po' in tante situazioni cerca di coinvolgerci sempre, come se fosse con noi nello spogliatoio, cioè si unisce a noi la continuazione. Questo in un campionato alla 30 partite purtroppo influisce negativamente. Però sai Alessandro, è tanto difficile tenere sempre guarda ad esempio di col Pescara United, quando c'è entusiasmo, c'è la giusta concentrazione, c'è un numero alto di persone nella rosa, questi sono ingredienti che ti portano poi a avere continuità. Io a questa squadra ho chiesto tanto sempre, ci ha dato tantissime soddisfazioni, quindi è veramente difficile. Però sono d'accordo con te che un po' di rammarico c'è, perché tanto il cambiato lo facciamo, e che poi non dimentico dei 3 punti persi e più 1 di penetrazione, quindi questa non l'ho neanche citata, quindi ho citato solamente le partite che avevano giocato in 11 di un tale esposto che 2 mesi non è venuto, di Alessandro De Grosso, le persone che comunque sono fondamentali per la nostra squadra. Però guarda, parlare di singoli adesso veramente non serve, l'importante è il risultato, è questo, ci prendiamo quelli della notte come sempre, nel bene e nel male, quindi cercheremo di fare bene.